Qua sicuramente nel 2010, a mio parere, Muglia, Speri e Sestiana saranno quelli che se la giocheranno per la vittoria finale, se riusciranno a mantenere questa temperatura. E per il resto io direi che forse il Primorie, secondo me, ha risultati costanti, tiri può ammire il playoff. Diciamo Zari, Sant'Andrea, Breghi o Piccina devono puntare a una tempesta tranquilla ed evitare sicuramente il play-out, e il Chiavoglia io spero che lascia quanto prima l'unione e perlomeno riesca ad arrivare ai play-out e magari salvarsi questa fila colorata. Diciamo che in generale abbiamo parlato all'inizio al quale Triestina sta andando diciamo bene, però sicuramente il 2010 si può e si deve fare. La carta del bancale? Adesso ci sono state, a dicembre ci sono stati gli svincoli, diciamo le operazioni principali, c'è stato Longo che ha abbandonato il Costa Lunga per approdare agli Mister Corona, i movimenti maggiori che ci sono stati in seconda categoria, veramente ce ne sono stati tanti, a partire dal Zaria che ha ripreso Sappi e ha lasciato Ginocchi, il Primorie che ha preso Fredda Redini dal Primorez, e poi c'è stato diciamo uno scambio tra Primorez e Greg, in quanto come ho detto prima il Greg ha preso la Trevisan, il portiere del Primorez, mentre il percorso inverso hanno fatto Barbato, il portiere, e Snida l'attaccante, che hanno raggiunto le squadre sempre in seconda, quindi Chiavoglia ha preso l'esterno sinistro Freda da Ponziana, mentre Schiragli è andato via dal Zari da Muglia, e poi ci sono stati due ritorni, quello di Costacchi che si è tesserato da Speria Antares e Speria che però purtroppo ha perso un pezzo molto pregiato, quanto uno dei pezzi migliori Monte Buglia, e per motivi di lavoro ha dovuto lasciare la compagine teoricamente bene, io direi che per quest'oggi abbiamo terminato, noi ci rivediamo martedì prossimo e avremo l'ultimo ospite per salutare questo 2009, non vi dico chi è, sarà una sorpresa, comunque seguiteci e io vi auguro una buona serata, ciao e alla prossima.